Ranger finalizzato ai piani di esistenza e ai portali? Esiste, ve lo spiego io, qui su Wikiral. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi parlo del Ranger viandante dell'orizzonte contenuto nel manuale guida omnicomprensiva di Xanatar, di preciso a pagina 50, ma non prima che vi siete iscritti al canale e date un'occhiata al nostro sponsor di collaborazione, questa volta Secret Loot, con il quale non solo pubblichiamo i nostri moduli, troverete la casa di Primrose e altri che saranno pubblicati adesso, più il quick start di potere ai piccoli per giocare IPG Bambini in quinta edizione e tanta altra roba. Vi ricordo che su tutti i manuali, i dadi, tutto ciò che trovate lì, esclusi i nostri moduli che sono già in sconto, ragazzi, avrete il 10% di sconto se mettete il codice WIKIROLL, mi raccomando. Quindi, signori, vi aspetto su Secret Loot, nostra realtà con cui collaboriamo da tempo e collaboreremo sempre di più. Un saluto a Simone, e mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere come al solito nei commenti. Ma adesso cominciamo subito a vedere che cos'è questo viandante dell'orizzonte. I viandanti dell'orizzonte proteggono il mondo dalle minacce provenienti da altri piani o da chi cerca di devastare il mondo con la magia ultraterrena. Vanno in cerca di portali planari e li sorvegliano, spingendosi anche in piani interni e sui piani esterni come necessario per inseguire i loro avversari. Questi Ranger sono inoltre amici di molte forze del multiverso, specialmente di draghi, folletti ed elementali benevoli, che si sforzano di preservare la vita e l'ordine sui piani di esistenza. Insomma, abbiamo il concept di un Ranger che di solito si spinge nelle terre selvagge, nelle zone urbane, in altre cose, un cacciatore, questo e quest'altro. Qui invece no. Questo è specializzato sugli altri piani di esistenza, sui portali, su tutto ciò che viene al di fuori del nostro mondo materiale, che ha addirittura amicizie con altre creature, eccetera, eccetera. Insomma, è un concept davvero particolare di cui parleremo più precisamente nelle mie tips finali, quindi vi invito a vedere come al solito tutto il video, ma andiamo a vedere che cosa si ottiene al terzo livello, livello a cui si ottiene l'archetipo del Ranger. E abbiamo la magia del viandante dell'orizzonte. A partire dal terzo livello, un Ranger apprende un incantesimo aggiuntivo quando raggiunge certi livelli in questa classe, come mostrato nella tabella incantesimi del viandante dell'orizzonte. L'incantesimo è considerato un incantesimo da Ranger per il Ranger, ma non conta al fine di determinare il numero di incantesimi da Ranger che egli conosce. Traduzione. Arrivate al terzo livello? Avete imparato protezione dal bene e dal male. Al quinto, passo velato. Al nono, velocità. Al tredicesimo, esilio. Al diciassettesimo, cerchio di teletrasporto. Ce l'avrete in più. Non conta al fine di quel limite, ma è in più considerato per l'appunto imparato. Lo conoscete, è vostro. E avere incantesimi in più è sempre interessante. Ma andiamo adesso all'altro privilegio al terzo livello, che non è l'unico. Individuazione dei portali. Al terzo livello, il Ranger ottiene la capacità di percepire magicamente la presenza di un portale planare. Con un'azione individua la distanza e la direzione del portale planare più vicino entro 1,5 km da lui. Azione, io so se c'è un portale entro 1,5 km. Non so se state seguendo Vecna, Eve of Ruins, che stiamo giocando con i Divinity Nation. È proprio l'archetipo appunto di Luigi che... Ma io sento la presenza di un portale ed è bellissimo nelle campagne giuste, poi diventa meraviglioso. Una volta che il Ranger ha usato questo privilegio, non può usarlo finché non completa un riposo breve o lungo. Vedi la sezione viaggi planari nel capitolo 2 della Dungeon Master Guide, del manuale Dungeon Master, per alcuni esempi di portali planari. Quindi ragazzi, mi raccomando, qui ti sta riportando anche il manuale Dungeon Master, che è uno strumento necessario, interessantissimo per approfondire e rendere le cose più fighe. Ma di base noi abbiamo questa cosa, un fiutatore di portali. E questo è utile perché se abbiamo a che fare con determinati tipi di creature, ancora stiamo indagando su che cosa sono, oppure da dove nascono, da dove arrivano, dove se ne vanno, beh, un Ranger che fiuta queste cose, fiuta poi, questa cosa viene percepita come si vuole, come se la si vuole interpretare, ma diventa estremamente utile. Forse situazionale, ma dipende dalle campagne, come detto. Però molto molto interessante. E non solo questo al terzo livello, ma abbiamo anche Zippola, scusate, combattente planare.
Al terzo livello, il Ranger impara ad attingere all'energia del multiverso per potenziare i suoi attacchi. Come azione bonus, il Ranger sceglie una creatura situata entro 9 metri da lui e che egli sia in grado di vedere. La volta successiva che colpisce quella creatura, in questo turno, con un attacco con le armi, tutti i danni inflitti dall'attacco diventano danni da forza e la creatura subisce un D8 danni da forza extra dell'attacco. Quando il Ranger raggiunge l'11° livello in questa classe, i danni extra aumentano a 2D8. Insomma, avere danni da forza e come azione bonus tu scegli quella creatura, questo ti faccio quel danno da forza, beh, più un D8, cioè capite che effettivamente questa cosa diventa estremamente, estremamente, estremamente forte, perché tu ti stai boostando con l'azione bonus, gli fai danni da forza, superi le resistenze, perché molti possono resistenza ai danni per appunto contundenti, a danni non magici, invece con questo sono danni da forza, boom, molto buono, ottimo davvero. Ottimo privilegio, 3 privilegi al terzo livello, ottimo. Andiamo avanti. Settimo livello, passo etereo. Al settimo livello il Ranger impara a traslare sul piano etereo. Come azione bonus può lanciare l'incantesimo forma eterea tramite questo privilegio e senza spendere uno slot incantesimo, ma l'incantesimo termina alla fine del suo turno attuale. Una volta che il Ranger ha usato questo privilegio, può usarlo di nuovo finché non completa un riposo breve o lungo. Quindi, al settimo livello, voi avete l'utilizzo dell'incantesimo forma eterea e non sprecate il vostro slot incantesimo, lo recuperate a riposo breve. Ragazzi, andate a leggere l'incantesimo, è comunque utilissimo, è fortissimo, soprattutto ce l'avete a gratis al settimo livello. E di roleplay abbiamo una traduzione meccanica perfetta e viceversa. Mua! Ma andiamo subito avanti. 11° livello, colpo distante. All'11° livello il Ranger ottiene la capacità di passare da un piano all'altro in un batter d'occhio. Quando effettua l'azione di attacco può teletrasportarsi prima di ogni attacco di un massimo di 3 metri fino a uno spazio libero che gli sia in grado di vedere. Se il Ranger attacca almeno 2 creature diverse con l'azione, può effettuare un attacco aggiuntivo con la stessa azione contro una terza creatura. Traduzione. Master attacco, ma prima mi teletrasporto di 3 metri. Non causate attacco di opportunità, vi teletrasportate d'attacco. Se ho gli attacchi extra, in questo caso attacco Tizio, attacco Caio, se attacco 2 creature diverse, quindi non 2 volte la stessa, posso usare un attacco in più gratis contro una terza creatura, quindi non un colpo a uno e 2 colpi all'altro, no, 1-1 e 1, ottimo per le orde, perché spesso appunto si colpisce uno, si colpisce un altro, eccetera eccetera. Con questo voi potete avere delle cose un po' più AOE, anche se non sono AOE, ma colpire più bersagli, diventa davvero utile contro i minion o contro altre situazioni del genere, e questo diventa davvero estremamente utile. E infine, difesa spettrale. Al 15° livello, grazie alla sua capacità di spostarsi tra i piani, il Ranger può sgusciare oltre i confini planari per ridurre i danni che subisce in battaglia. Quando subisce danni da un attacco, può usare la sua reazione per conferire a se stesso resistenza a tutti i danni di quell'attacco in questo turno. Boom. 15° livello. Resistenza. E questa è una difesa salvavita allucinante, che è appunto in linea col concept. Infatti è una difesa spettrale ed è come se lui andasse su un altro piano, cioè, capite? Tips. Qui abbiamo un altro archetipo che io ritengo estremamente bello. Fortissimo come altri? Beh, dipende. Sicuramente abbiamo un danno extra già al terzo livello, incantesimi interessanti, possiamo fare danni da forza e ci facciamo un danno in più e ci abbiamo l'azione bonus. Sicuramente è molto 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 utile, ma soprattutto il fatto di poter fiutare dei portali, questo lo rende sì situazionale ma estremamente forte. Io ho visto stiamo vedendo la campagna di Ventination, invito a seguire, masterata dal grandissimo pelo della Terra dell'Occhio. Lì il buon Luigi sta usando questo PG per l'appunto, che è un Ranger viandante
per l'appunto dell'orizzonte si dimostra essere utilissimo. Certo è situazionale, ma diventa davvero forte come cosa. Se poi il DM vuole prendere questa capacità e reinterpretarla, meglio ancora. Capiamo inoltre il fatto che anche al settimo livello castare forma eterea, leggetevi l'incantesimo perché è davvero interessante, diventa molto forte. La possibilità di poterti teletrasportare e inoltre attaccare anche più creature con quell'attacco di prima, che sono danni da forza se lo usi, cioè nel senso, capite effettivamente che diventa una cosa davvero interessante. Così come la difesa, cioè meccanicamente è forte, non gli si può dire niente a questo archetipo. È uno di quegli archetipi che dice ok, forte, non è uno di quelli che dice oh dio wow, è una cosa che dici ok, forte, ci sta. Se lo giocate sicuramente lo amerete questo archetipo, che ripeto si somma con tutte le altre capacità del ranger di Tasha, se utilizzate Tasha, cosa che vi consiglio. Per questo a livello meccanico non solo mi soddisfa, mi fa dire bello, e di nuovo abbiamo una bellissima traduzione tra concept di per l'appunto di lore, di quello che ne rappresenta, e meccanica. A livello di roleplay, e questa è poi la parte che io sempre preferisco, voi non siete classici ranger, voi siete ranger che sono specializzati in quella cosa, voi magicamente percepite i portali, magicamente avete una connessione con qualcosa che viene al di fuori. Come si interpreta una persona che ha una visione più ampia? Perché effettivamente voi siete persone che potete avere amicizie con i draghi, con elementali, dove la maggior parte delle persone vive nel piano materiale, quindi anche un immaginario estremamente più ridotto alla propria quotidianità. A parte gli eroi, non è che il contadino pensa ai piani di esistenza, capite il senso? Poi può farlo ovviamente, però mi rendo conto che dipende dal concept, dal tipo di background, determinate cose, hai un immaginario molto relegato al tipo di vita che hai vissuto, al di là di interessi. Tu qui sei guidato nell'avere degli interessi, comunque una specializzazione in qualcosa che va anche oltre, e comprendi quanto questi piani di esistenza, che sono comunque distanti, lontani da noi, tra virgolette, in realtà hanno un enorme impatto su di noi, e da lì i portali, da lì la percezione, eccetera, eccetera. Per questo la domanda è: come si interpreta una persona che ha tale immaginario? Come si interpreta una persona che ha una vista che va oltre, che ha una capacità di teletrasporto sia mentale che di immaginario altrove? Capite? E come avere a che fare con uno che ha studiato filosofia e la studia in una maniera allucinante e che la applica? Come avere a che fare con un guru? Capisci che effettivamente lì c'è una visione che è estremamente diversa? O con un astrofisico? Parlate con un astrofisico che vive di quelle cose, questo ti apre un immaginario molto particolare. Questo ranger che immaginario ha? Come lo vive? E cosa che dico sempre, come vivono gli altri il rapporto con questo ranger? Autorevolezza, non autorevolezza, è semplicemente uno che sa individuare i mostri, o è qualcosa di più? Cosa provoca negli altri queste sue consapevolezza? Capite? Questa consapevolezza l'ha avuta per caso, se l'è scelta, l'ha ricercata? Come ha fatto ad arrivare a tali capacità? Qual è il suo background? Ed ecco che la classe non diventa necessariamente una conseguenza di un background, ma qui può partire anche all'opposto. Io scelgo questo archetipo che mi aiuta nella creazione di un background e quindi di un'interpretazione e di azioni che vado a fare in gioco. Per questo il mio consiglio è: in questo caso partiamo da una consapevolezza, e cioè quale consapevolezza ha, quale immaginario ha il mio ranger viandante dell'orizzonte? Perché sono così? Perché faccio questo? Cosa provo io? Cosa provano gli altri nell'interagire con me? E questo può essere, secondo me, uno spunto interessante di riflessione per caratterizzare in maniera interessante non solo cos'è il vostro personaggio, ma come agisce, cosa pensa e cosa fa. Capite? Ma fatemi sapere, come al solito, che cosa ne pensate. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video, a commentare, perché ci aiuta tantissimo tutto il commento, ragazzi, e a dare un'occhiata ovviamente nella descrizione dei nostri link, compreso Secret Loot. Vi ricordo il codice Wikiroll, 10% di sconto su tutto il catalogo, tranne i nostri moduli, perché sono già scontati. Quindi mi raccomando, ragazzi, dovete prendere manuali, vedere cose, prendeteli là, perché davvero conviene a tutti quanti. Quindi un saluto a tutti voi, saluti e frecce, e ci vedremo al prossimo video qui su Wikiroll.